Continuiamo la nostra trasmissione. Stasera un altro candidato, un candidato che conosciamo abbastanza bene perché abbiamo seguito un po' negli ultimi anni non soltanto il suo excursus imprenditoriale, che credo che sia comunque alla base ed è il presupposto anche per presentarsi in una competizione elettorale al proprio elettorato. Anzi, questo dà la dimensione, lo spessore, se mi consentite, anche la consistenza di una candidatura. Benvenuto al dottor Rocco Zapparrata, buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera, grazie a lei. Come sta andando? Molto bene, grazie. Come sta andando? Sta campagna elettorale particolarmente impegnato sul Catanese, stiamo vedendo. Molto impegnato. Come se fosse assodato, diciamo, qui nella nostra zona, il Calatino e quant'altro. D'altra parte qui gioca in casa, diciamo. Sì, sì, io sono l'unico, diciamo, del Calatino di centrodestra da un punto di vista imprenditoriale, che rappresenta quindi la categoria imprenditoriale sia da un punto di vista industriale ma sia dal punto di vista anche agricolo. Infatti sono molti gli imprenditori, soprattutto nell'ambito agrumicolo e non solo, anche della parte di Mazzarrone, che si stanno schierando apertamente per sostenere la mia candidatura, proprio perché mi ritengono portatore delle loro motivazioni. E quindi sono molto entusiasta, anche perché continuamente ricevo attestati di stima, di gratitudine, di sfida, appunto mi sostengono, ecco, mi sento sostenuto veramente da tanta gente, dalla più umile alla persone che hanno appunto delle imprese, e quindi questo mi fa sentire sempre più forte e sono sempre più contento e quindi i sacrifici che dalla mattina alla sera per cercare di incontrare più persone possibili poi vengono appagati la sera quando dormi qualche ora riflettendo quanta gente incontri e quanti soprattutto mi dicono: io non sarei andato neppure a votare, ma vedo in te ancora un'ulteriore speranza. E questo è il mio elettorato, un elettorato libero, voglioso di un cambiamento, che vede in me quella concretezza che ho dimostrato nei miei studi, ho dimostrato nel mio curriculum, nella mia intrapresa imprenditoriale, e quindi nella speranza di essere diverso dal classico politico. Tale non mi sento, non a caso, io non credo e non sarò mai un politico, non avrò mai quel flerm da politico, sarò sempre un imprenditore che si sta prestando in un momento particolare della storia economica e sociale della Sicilia per dare il mio contributo e per portare quella dimensione, quella concretezza e quel essere pragmatico nel fare le cose subito e immediatamente, perché non possiamo ancora continuare in questo modo. Una delle mie iniziative che intendo subito e immediatamente spendere e sostenere in maniera forte e suggerire al Presidente è quella di iniziare subito una misura seria ma dotata di fondi importanti riguardo al riempimento dei nostri alberi delle arance, perché come sappiamo, ma sanno anche i politici che hanno svolto e stanno ancora svolgendo ruoli sia in Europa, tanto regionali, tanto nazionali, e soprattutto coloro che sono in maggioranza, la piana di Catania è invasa dalla tristezza e non si può pensare di abbandonare in questo modo questo problema non facendo nulla, o nel modo in cui ha risposto qualche giorno fa alle Iene il Ministro dell'Agricoltura: abbiamo mandato qualche milione di euro in Sicilia. Qua non si parla di qualche milione di euro, perché parliamo di 300.000 persone che rischiano di scomparire, di dover andare via, perché se viene a mancare il prodotto i commercianti più grossi chiaramente saranno costretti ad andare all'estero a reperire il prodotto e quindi abbandoneranno il territorio. Qui si sta parlando di un qualcosa di veramente importante. Io credo che questo sia uno dei punti più importanti che il Presidente Musumeci e che noi come gruppo politico e io in prima persona spingerò al punto pure di non so dove arrivare, per far capire che questa è una cosa che bisogna prenderla sul serio e subito e immediatamente. Ed è un impegno che prendo con tutto il territorio, perché mi batterò in maniera seria su questo argomento per far dotare di fondi importanti relativamente al riimpianto degli agrumeti. Io ho fatto un'analisi, direttore, che ormai l'età media dell'agricoltore è 60 anni
E quindi io dico, se un agricoltore che ha 60 anni, sappiamo che se dovesse investire per riempiantare gli agrumeti, passano 5-6 anni prima che l'albero vada in produzione. Allora si trova combattuto tra rischiare di mettere i soldi che ha risparmiato per passarsi una pensione serena, o viceversa addirittura indebitarsi per poi avere prodotto tra 5-6 anni. Chi ha un figlio che prosegue l'attività, e sono pochi, allora lo fa, ma chi viceversa ha un bivio, molti stanno scegliendo di vendere così come sono, e quindi vanno anche a perdere tantissimo rispetto al prezzo e al valore della propria terra dopo tanti sacrifici. E allora io dico, occorre necessariamente dei fondi seri, ma con dei controlli anche importanti, perché bisogna aiutare prima i piccoli e medi imprenditori, non col sistema che hanno fatto fino adesso, che hanno preso i soldi pochi e grossi imprenditori che hanno parecchi ettari, ma bisogna prima di ogni cosa tutelare il piccolo e medio imprenditore. In questo modo si salva la piana di Catania, perché venendo a mancare l'agrumeti verrà a mancare il lavoro per chi li lavora, chi li raccoglie, per chi li deve poi processare prima di essere messi nell'imballaggio. E questo è il vero dramma che si sta, nessuno in politica, infatti i politici non ne parlano, e io siccome non sono un politico ma mi confronto con gli imprenditori, oltre adesso ad aver investito in agricoltura, in particolare io mi sono occupato di melograni, ma abbiamo anche una piccola parte di arance, e mi rendo conto che nessuno ne parla del dramma che sta per succedere. Nei prossimi anni non avremo più arance. Questo è il dramma più grande, quindi bisogna che veramente noi ci puntiamo il dito su questo argomento, e deve essere la prima cosa su cui si deve mettere sul tavolo del Presidente, della Giunta, per discutere e portare subito dei fondi importanti, che non devono essere solo regionali, ma bisogna lottare per avere i fondi anche europei, perché questo problema non è discusso, non è preso in considerazione in maniera forte e decisa. E quindi questo è un impegno serio che io prendo, e sarà uno dei punti su cui mi batterò se gli elettori mi daranno la possibilità di essere eletto e quindi svolgere questi 5 anni il mio mandato. Dottore Rocco Zapparrato è candidato nella lista Nello Musumeci presidente nella lista Noi con Salvini. È stato uno dei protagonisti, diciamo, dell'arrivo e dell'affermazione, diciamo, di questo movimento in questi anni. L'altra sera abbiamo avuto ospite il segretario nazionale Angelo Attaguile, voglio dire, uno che il dottor Zapparrata ha seguito fin dall'inizio, diciamo, la crescita di questo movimento, il radicamento di questo movimento qui nella nostra terra. Questo è il primo banco di prova elettorale, diciamo, di Noi con Salvini qui in Sicilia. Quali sono le aspettative? Io credo che noi andremo sicuramente oltre il 10%, perché il nostro partito, e comunque la nostra lista in questo caso, ha supportato anche la Fratelli d'Italia, la lista del Presidente Nello Musumeci, ha argomenti per poter raggiungere questo risultato. Noi anche come movimento politico, noi con Salvini, il programma è valido. Io in particolar modo ho aderito proprio principalmente per la flat tax, perché in questo momento si muore di tasse, nessuno più investe, se non parte la flat tax al 15% non potrà cambiare nulla e non si può discutere di investimenti, e quindi gli investimenti portano lavoro. Così non è, attualmente si parla solo di disoccupazione e gente che emigra. Io non ricevo nelle mie aziende più curriculum di giovani, proprio perché neppure ci provano, ormai sanno che non c'è la possibilità, e quindi chi aspira a trovare un lavoro punta già direttamente ad andare al nord o addirittura la maggior parte all'estero. Questo è il dramma principale. Aggiungo che ho creduto subito alla tassa, e dico anche che nel mio programma e nel mio impegno, ed è una delle cose che intendo portare avanti, è quello di istituire e creare le zone franche. Noi abbiamo in ogni comune, in ogni area della nostra Sicilia, ci sono delle zone, ormai sono zone diciamo quasi che non esiste più nulla. Proviamo a immaginare alcuni centri storici, proviamo a immaginare alcune zone industriali, dove ormai addirittura gli imprenditori, per non pagare l'esosa tassa di IMU, TARI e tutto quello che c'è, praticamente hanno addirittura tolto pure i tetti in modo tale che la dichiarano con la benti e non pagano neppure queste tasse, che a volte sono impensabili dopo che uno chiude l'attività, nonostante. E quindi
se noi, visto che non c'è un gettito fiscale, perché vede, nella vita, e qua tu vedo anche a volte le sue trasmissioni, sento politici che fanno sempre i soliti slogan, ma concretamente uno deve anche dare la contropartita economica, da dove prendiamo i soldi delle idee che noi portiamo avanti. Allora, la zona franca si può fare, si possono fare tante zone franche, ognuno individuando comune per comune le aree, perché noi dobbiamo andare a trovare quelle aree, quelle zone in cui già non c'è un gettito fiscale, perché comunque già è dichiarata in quel modo, perché comunque non ci sono gli introito da parte né per il comune né per la regione, per cui è facile. Se io non introito niente, perché non devo creare lì un'area in cui non si paga tasse per 5 anni, per 10 anni e quindi importare la gente a creare dei bed and breakfast, piuttosto rilanciare delle aziende, proporre, prendere quell'area e andarla a proporre al nord Italia, agli imprenditori grossi, dicendo vieni a investire là perché risparmi queste tasse, tanto noi non stiamo incassando niente. Quindi sono cose che possiamo fare, così come vede un'altra idea che ho in mente, che ho toccato con mano, che si può realizzare, prima parlandone con gli addetti al settore e poi quindi posso raccontarla, è quella dei precari. Qui sono 30 anni che si prendono in giro i precari, noi abbiamo migliaia di gente che vive da precario e non ha la possibilità di crearsi una famiglia, non ha possibilità di farsi un mutuo, un finanziamento, perché chi ha un contratto a termine, una banca non gli darà mai un euro. Questa gente oggi non viene, perché non viene stabilizzata? Perché non ci sono i soldi? Perché non ci sono le possibilità? No, perché ogni anno, ogni elezione sono ricattati dall'amministrazione che governa, perché gli possono dire guarda che tu c'hai il contratto a termine e quindi tu voti secondo questo meccanismo. E allora per liberare questa gente l'idea c'è, e io ho un'idea economica che porterebbe addirittura a risparmiare sia il comune che la regione. Ed è questa. Io ho verificato che in tanti comuni, in particolare quello in cui ero consigliere comunale, ci sono delle spese che ogni anno, ormai quasi come spese d'urgenza o spese non, diciamo, preventivate, prova a immaginare la pulizia delle strade, ogni anno si verifica, ogni anno ci sono. Quindi questi soldi si danno all'impresa amica, tra virgolette, per nomina, eccetera. Ma parlando con alcuni precari ho detto, ma facciamo un'ipotesi che ti diamo la possibilità, quindi firmi davanti ai sindacati eccetera, che rinunci a quell'incarico, perché poi sono stati tutti promossi a stare dentro gli uffici, e quindi ci troviamo tutti i comuni con pieni di impiegati e nessuno che sul territorio a fare manutenzione eccetera. Ipotizziamo che ci sia questa possibilità, io ti do la possibilità di essere stabilizzato a condizione che c'è un'esigenza comunale, che ipotizziamo sistemare le strade, eccetera. Accetti o non accetti? Di corsa mi rispondono, subito la maggior parte, perché A, mi rendo più utile di stare in un ambiente in cui possibilmente siamo in troppi e non facciamo niente, B, soprattutto io avere la possibilità finalmente di potermi andare a spendere col mio stipendio, avere un mutuo e non vivere con questa angoscia costante di essere oggi precario e non sapere come finisce, lo farei immediatamente. Questo in che modo, questo cosa porterebbe? Porterebbe che noi andiamo a verificare i comuni dove hanno stabilizzato, diciamo, hanno questa spesa, ho fatto l'esempio della manutenzione, questa spesa fissa, perché ce l'hanno comunque ogni anno, che anziché dare l'appaltino all'amico di turno, quella cifra, faccio l'ipotesi 100.000 euro in un bilancio, ti permette di prendere un mezzo, di prendere due o tre precari che li vai a stabilizzare con quell'incarico. Risparmierebbe 10% il comune, perché comunque costano 10% al comune, e il 90% alla regione. Con quel 90% che risparmia la regione andiamo a creare un fondo di venture capital, visto che abbiamo la maggior parte dei giovani oggi, anche i figli di imprenditori che si laureano e che pur avendo tante idee, non ci sono nessuno che investe o gli dà la possibilità di portare avanti alcune loro iniziative, alcune loro ricerche. Se noi, come ad esempio invece succede in altri paesi, in Inghilterra, provo a immaginare anche l'America, la Silicon Valley, perché non creiamo un fondo di rotazione in cui selezioniamo le migliori risorse, le migliori idee, per dare loro una possibilità di iniziare quell'attività che a sua volta poi restituiranno con un fondo, perché
è chiaro che un giovane che inizia, si presenta in banca, non gli danno neppure un euro, e sicuramente non puoi fare un investimento con queste 50.000 euro ogni tanto che danno prestito d'onore, eccetera. Se devi fare una cosa seria, un investimento serio presuppone un importo molto più importante. E quindi le idee ci sono, ma io non sono come tutti gli altri che si candidano dicendo facciamo certe cose. Io vi dico anche dove prendere i soldi. Cioè, questa è la strada giusta. È inutile andare al presidente Musumeci se appena vincerai, diciamo dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, dice ma scusa, i soldi dove sono? Queste sono cose che noi possiamo realizzare nell'immediato, immediatamente, anzi andiamo a recuperare delle risorse. Certo, ti vai a scontrare con chi ci mangia nella pubblica amministrazione, ti vai a scontrare col sindaco amico che deve dare risposta a chi l'ha eletto e quindi deve dare non gli conviene una situazione del genere, ma purtroppo dobbiamo scegliere, o aiutiamo le persone normali e per bene, o andiamo a continuare questa politica di clientelismo che ha distrutto la Sicilia. Va bene, il tempo è scaduto, mi pare che stasera, chiedo scusa, abbiamo un po' focalizzato quello che è l'aspetto del personaggio candidato della regione, il dottor Rocco Zapparrata, candidato nella lista Noi con Salvino, la lista si chiama Nello Musumeci Presidente. I due aspetti peculiari, diciamo, di questo personaggio che credo sia importante evidenziare: il lavoro, quindi un imprenditore, uno che ha fatto gli studi alla Bocconi, uno che sa cosa dice, non parla a vanfera, e uno che ha le idee chiare anche dal punto di vista amministrativo, come poter dare quegli apporti necessari per voltare pagina alla regione siciliana. Auguri, in bocca al lupo, ci vediamo prossimamente, credo che ci vedremo ancora prima della fine della campagna elettorale. Buon lavoro, so che state correndo parecchio, diciamo. No? Abbastanza. Come sono? I 58 comuni? 58 comuni. Sono tutti belli, uno più bello dell'altro? Bellissimo. È bello girare, trovarti da un comune all'altro e vedere poi col clima che abbiamo. Il rammarico è che abbiamo la terra più bella del mondo, il clima più bello del mondo e non riusciamo a partire, questa è la cosa che mi rammarica. In questa competizione elettorale, ma soltanto un flash, diciamo, perché ho acquisito che il dottore Rocco Zapparrata ha fatto un esposto alla Procura della Repubblica, no, al prefetto, perché non vengono rispettati gli spazi elettorali, la cartellonistica, ecco. C'è molto malessere, ma è selvaggia la cosa. Molto, perché io ho pagato di mia tasca una persona il 5 notte per far chiudere, diciamo, le facce, eccetera, così come prevede la legge, e invece scopri che fino ad oggi ci sono ancora un casino. Tra le altre cose, io non è che dico altro, tra l'altro il prefetto non mi ha risposto e credo che domani denuncerò la cosa alla Procura della Repubblica, perché non c'è uniformità nell'azione, quindi io presento il mio comunicato elettorale a Gran Michele e posso mettere lo striscione con cognome, nome e il simbolo senza esporre la faccia. A Catania fino a ieri mi hanno fatto un verbale perché non posso mettere lo striscione alle stesse condizioni che mi autorizza il comando dei vigili urbani di Gran Michele. Quindi è una cosa assurda, visto che partecipiamo a una competizione elettorale regionale. Per cui io ancora aspetto risposta per sapere cosa devo fare. Intanto ho dovuto rimuovere perché sono stato anche diciamo sanzionato, e se non lo toglievo, proprio oggi lo stanno togliendo immediatamente, se non ricordo, addirittura ieri sera ho dato disposizione, addirittura mi scatta il reato penale perché mi è stato... quindi siamo all'inverosimile, questa non è una competizione elettorale seria, e mi aspetto che il prefetto ancora mi risponda direttamente e mi dica se posso o non posso fare alcune cose. Tra le altre cose posso dire in maniera informale, formale, ha avuto una telefonata con la quale mi è stato detto da una persona responsabile dell'ufficio elettorale del prefetto che potevo farlo se ho il comitato autorizzato. Viene il comando dei vigili urbani, no, non lo puoi fare, a Catania si usa così. Quindi la cosa assurda che a Catania si usa così, di fronte dove sono io hanno fatto un comitato elettorale enorme con le vetrine, con bicari, facce. Per cui dico, ma scusate, là sotto, e infatti sono andati dopo di me, sono andati a fare verbale pure lì, mi dicono. Quindi siamo alla far west, e questo mi aspetto che il prefetto intervenga seriamente e deve dire se si può fare, perché la legge, vede, è molto vaga, quindi ognuno può interpretare, perché dice se è escluso, diciamo, la possibilità di tenere le cose se sono partiti, ma il comitato elettorale è come se fosse, non ce ne sono partiti, eppure questo è un partito, è una lista civica la mia, quindi non è un partito, quindi teoricamente non potrei tenere neppure il logo.
Quindi non c'è uniformità e questo mi rammarica e soprattutto mi rammarica che il prefetto non prenda posizione. Questa cosa mi rammarica di più. Grazie al dottor Rocco Zapparrata, ci vediamo prossimamente. Continuiamo. Pausa pubblicitaria, a dopo.